Sorpasso compiuto. Trascinata dalla tripletta di Spanola, Vibonese mette la freccia e sorpassa il Savoia, battuto dal Montalto, salendo così al quinto posto della classifica, ultimo posto utile per la CSI Playoff. A Luigi Razza, mai così gremito come in questa occasione, i rossoblù vanno subito sotto, ma rimontano e alla fine esultano. L'inizio non è però dei più facili per la squadra di Soda, che rischia e poi capitola. È il dodicesimo quando Ottonello dal limite riceve palla e batte a rete. Pesche, che era forse ingannato da una deviazione, resta fermo. Palla in fondo al sacco per lo 0-1. La Vibonese accusa il colpo, ma poi riorganizza le idee. Solo grazie a due salvataggi consecutivi sulla linea di porta dei campani vede negata la gioia del gol. Sale però l'intensità dei rossoblù e Saturno sfiora il gol al 30° dopo la sponda di Marasco, ma conclude a lato. 2 minuti dopo, Dadalt rischia l'autogol invece sulla punizione di Ragosta. Il pari rossoblù arriva al 36°. Marasco dal fondo serve Dadalt, il cui cross è deviato da un difensore e diventa preda di Spanò, che taglia sul primo palo ed in scivolata fa 1-1. Ma Spanò non è sazio e prima del riposo firma il sorpasso. Corner di Saturno e stacco di testa dell'attaccante di Gioia Tauro, che infila in rete il pallone del 2-1. Nella ripresa, Vibonese abilissima a chiudere gli spazi all'Agropoli, che resta in 10 per l'espulsione di Geraldi. La squadra di Soda è invece puntuale e precisa a punire ancora, di nuovo con Spanò, che riceve da Brescia e spedisce nell'angolino basso. Tripletta per Spanò, 7 centri per lui in questo campionato. Agropoli colpito e affondato, e quando Peschichera respinge la punizione di Ruggeri si capisce che non c'è più storia. Poco dopo, però, al 31°, arriva il 3-2 proprio con Ruggeri, che ancora da piazzato supera il numero 1 di casa, riaprendo una gara che sembrava già chiusa. Nei minuti finali i ragazzi di Soda rischiano qualcosa di troppo, ma reggono e poi sprecano con Marasco. Termina 3-2 a Luigi Razza, la Vibonese compie il sorpasso ai danni del Savoia e sale al quinto posto della classifica. Ad oggi sarebbe playoff e Vibo continua a sognare.